tutti quanti voi. Dio vi benedica. Il Signore è buono, la sua benignità dura in eterno, la sua fedeltà per ogni età. Ok, facciamo una cosa prima che iniziamo a lodare il Signore. Vogliamo che Dio ci dovrà parlare, dobbiamo mettere i nostri cellulari a tacere, altrimenti sono i nostri cellulari che ci parlano, i messaggi, WhatsApp, SMS, Facebook, Instagram e tutto quanto, ma desideriamo che Dio questa sera parli alla nostra vita. E io credo che Dio questa sera parlerà alla nostra vita. Dì alla persona accanto a te, però devi fare così, ti giri verso la persona e fai così con la testa e gli dice: Dio questa sera parlerà alla nostra vita. Girati dalla persona accanto a te e gli dici: Dio questa sera parlerà alla nostra vita. Dio parlerà alla mia vita. Gira dalla persona dietro di te e gli dici: Dio parlerà alla mia vita questa sera. Girati dalla persona davanti a te e dici: Dio, alleluia. Vogliamo alzare le mani questa sera, vogliamo presentarci da papà, papino nostro, alleluia, alleluia. Padre, Signore, grazie, c'è gratitudine nel nostro cuore, c'è una gioia, un privilegio, Signore, nel nostro cuore di poter lodare la tua meravigliosa presenza, di poter innalzare Cristo Gesù, di poter ricevere l'aiuto dello Spirito Santo in questa serata di lode e adorazione. E sappiamo che tu questa sera sconvolgerai le nostre vite. Spirito Santo, vogliamo questa sera chiederti il tuo aiuto, vogliamo sbarazzarci da tutta la stanchezza fisica, da tutta la stanchezza emotiva, dalla stanchezza mentale. Vogliamo nel nome di Gesù questa sera liberarci da tutta la spazzatura e le preoccupazioni, Signore, che il mondo tante volte ci butta addosso, perché desideriamo essere liberi davanti alla tua presenza per lodare, benedire, innalzare, glorificare il tuo magnifico nome. Tu sei degno di ricevere ogni lode e ogni onore del tuo popolo. Signore, noi questa sera siamo gioiosi per la possibilità che abbiamo di poter stare davanti alla tua presenza. Signore, poter ricevere da te questa sera, i nostri cuori sono ben disposti, Spirito Santo, per poter ricevere da te. I nostri cuori hanno grande aspettativa, l'anima nostra anela, l'anima nostra è desiderosa di ricevere questa sera da te impartizione, rivelazione, ammaestramento, cura. E questa sera ti vogliamo ringraziare e benedire, caro Spirito Santo, perché possiamo contare nel tuo aiuto, possiamo contare in te per le cose grandi che tu, caro Spirito Santo, questa sera farai in mezzo a noi, per come curerai, per come ministrerai, per come incoraggerai, per come sosterrai, per come rialzerai, per come ridarai vista ai ciechi. Nel nome del Signore Gesù Cristo, a te vogliamo darti ogni onore, gloria e ringraziamento nel nome potente e glorioso di Gesù, il Re del Re e il Signore dei Signori. E tutto il popolo dica un forte amen. Puoi farlo anche più forte, questo applauso non è per me, ma è per Lui, è per Gesù. Amen. Alleluia. Thank you.
Sei santo, 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 santo sei, Signore. A te appartengono i cieli dei cieli. Tu sei padrone dei cieli e anche della terra, caro papà. Il nostro cuore brama, caro padre, essere continuamente allineato alla tua santità. Bramiamo, Signore, essere continuamente allineati alla tua santità, alla tua maestà. Grazie, caro Padre, perché Cristo Gesù ci è venuto a portare sulla terra il modello della tua santità. Come Gesù camminava sulla terra, noi stiamo desiderando, stiamo facendo del nostro meglio per camminare come Gesù camminava sulla terra. Lui è il nostro modello per eccellenza. Lui è il nostro maestro, il nostro insegnante. Ma prima di essere il nostro insegnante, il nostro maestro è il nostro Signore. Lui è il nostro Signore e il nostro Signore ci insegna anche a camminare in modo degno dell'Evangelo, per rappresentarti, Signore, su questa terra, in questa stagione, in questo tempo, Signore, dove il mondo, Signore, è in crisi. Più passano i giorni, i mesi, gli anni, più l'immoralità cresce, viviamo in un tempo di declino morale, sociale, spirituale, ma noi vogliamo tenere i nostri standard alti, vogliamo santificarci sempre di più, come dice la tua parola, chi è santo si santifichi sempre di più. È il motivo perché noi siamo qua, Signore, anche questa sera, è per ascoltare la tua parola. È perché attraverso la predicazione della tua parola noi possiamo santificarci sempre di più e somigliare sempre di più all'unigenito tuo figliolo Gesù. E grazie Spirito Santo, perché so che questa sera tu scioccherai le nostre vite, impartirai in modo tangibile e profondo la tua parola e saremo questa sera, Signore, trasformati d'immagine e somiglianza di Cristo Gesù. Signore, sappiamo che il processo di santificazione non è finito, ma è in corso,
E mentre noi siamo qua sulla terra, Signore, vogliamo santificarci sempre di più, vogliamo somigliare sempre di più a Cristo Gesù. E ti chiediamo, Spirito Santo, il tuo aiuto, la tua guida, la tua assistenza nella nostra vita. Nel nome potente del Signore Gesù ti chiediamo tutto questo. A te vogliamo dare tutta la lode, la gloria, l'onore, il ringraziamento, Signore, per sempre. Siamo quel che siamo per la tua grazia. E ti vogliamo benedire questa sera con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù. Amen e amen. Wow. Benvenuti, benvenuti a tutti quanti voi. Wow. Che sorpresa, che bello comunque vedere i visi di tutti quanti voi. Sapete che è importante la vostra presenza quando voi venite? Non soltanto per Dio, ma anche per me. Ora penso un attimino, se mi dovessi trovare a predicare da solo, a predicare alle sedie. Non ho mai predicato alle sedie, ho predicato sempre a esseri viventi. Amen. Ok, vogliamo dare, vedo che ci sono delle persone che questa sera sono qua per la prima volta, vogliamo dare un benvenuto, benvenuti in mezzo a noi. Vi potete alzare in piedi, vogliamo soltanto farvi un applauso, un benvenuto, benvenuti in mezzo a noi, Dio vi benedica. Vi vogliamo regalare una copia del Vangelo di Giovanni. Benvenuti a tutti quanti voi, sentitevi come al solito a casa, rilassatevi, Dio è buono e io credo che questa sera Dio parlerà alla nostra vita. Amen. Intanto vi anticipo, vi porto i saluti dell'Apostolo Lirio. Questa mattina siamo stati insieme, abbiamo parlato un poco, abbiamo chiacchierato un poco, mi ha detto di salutare la Chiesa. La cosa più bella, poco mi importa che vi porti i vostri saluti, ma che sono venuto con la sua benedizione. Sapete che Dio è speciale. A volte alle persone dico, io non credo nell'esistenza di Dio, ma l'hai mai sperimentato? Perché se le persone non sperimentano l'esistenza di Dio, perché Dio esiste, abbiamo anche la sorella Maria qua, benvenuta sorella Maria, che bello vederti qua. Dice, poi dice che i miracoli non camminano, ma che dicono i miracoli? Ma chi dice che i miracoli non camminano? I miracoli camminano, sono viventi, abbiamo qua, oltre a tanti miracoli che abbiamo, ne abbiamo una vivente. E Dio è meraviglioso. Questa mattina mi sono svegliato, pensavo ad una cosa, mentre stavo camminando, stavo andando in ufficio a trovare l'Apostolo Lirio, lo Spirito Santo ha messo una parola nel mio cuore. Sentivo una parola da parte di Dio nel mio cuore, la sentivo proprio con voce udibile. E poi quando ci siamo lasciati, che l'Apostolo ha pregato per me, ha affermato quello che lo Spirito Santo mi faceva sentire nel mio cuore. Io credo che per un uomo di Dio, per una donna di Dio, non c'è cosa migliore che avere la benedizione del proprio padre spirituale. Amen. Credo che quella è la cosa più importante dopo Gesù che un uomo possa sperimentare, avere la copertura spirituale, l'approvazione di un papà spirituale. E non mi ha abbracciato, perché lui, a parte il Covid, insomma, lui, ogni tanto no, è una persona comunque, è un insegnante, a lei sì. A me sempre. È come io mi abbraccio tua moglie, a te no. No, anche a me mi abbraccia. Non lo può fare adesso perché ovviamente non ci si può abbracciare, quindi ci siamo presi a gomitate, dolce gomitate. Insomma, che significa sta gomitata qua per salutare? Ma comunque, dai, vogliamo passare direttamente alla parola. Poi chi vuole fare l'offerta, sapete che là c'è la sorella che vi aspetta col cestino. Ma la cosa più importante per noi è che la parola in questo tempo possa correre. Perché intanto vi do... Ma sì, lo dico. Abbiamo ricevuto, grazie a Dio, un ringraziamento del questore di Udine per il regalo che abbiamo fatto in questura. Sapete che abbiamo mandato dei calendari in questura e questa settimana il questore personalmente ci ha risposto ringraziandoci del
del regalo che abbiamo fatto e credo che il seme ha portato frutto e credo perché la dedica che c'era scritta, credo che c'è un filo conduttore, questo seme è caduto in un buon terreno e credo che non crescerà, spunterà un albero, non crescerà una pianta, ma io credo che spunterà un albero. Così vogliamo continuare, vogliamo questa, vi chiedo di pregare perché questa settimana faremo anche altre semine, faremo all'ospedale di Tolmezzo, al pronto soccorso, anche al comando della caserma dei carabinieri di Tolmezzo, di Campoformido. Mi sono informato, per la prima volta lo faremo anche al comando provinciale dei carabinieri di Udine, semineremo dei calendari con della cioccolata. Parlando l'altro giorno con il comandante, gli ho detto così prendiamo un po' per la gola, così poi mi sono corretto, gli diamo della cioccolata. E così mi hanno aperto anche una porta per il comando della finanza, così questa settimana sarà un anno strategico. E io credo che laddove Dio apre le porte noi dobbiamo entrare, perché Dio che dice che apre le porte e quelle che lui apre nessuno può chiudere, e quando Dio chiude le porte nessuno li può aprire. Ok, vogliamo passare subito alla parola? Passiamo subito alla parola? Ok, amen. Due persone che vogliono subito la parola. Intanto stamattina dicevo, Signore, cosa vuoi che, di cosa ci vuoi parlare? Avevo già ieri preparato degli appunti. Ma io chiedo sempre allo Spirito Santo, di cosa ci vuoi parlare stasera, di cosa ci vuoi parlare? E mi ha dato una parte di un versetto biblico. Così ho detto, sono andata a ricercare queste poche parole che dice così questo versetto, che cosa chiede da te il Signore? E a volte pensiamo che quando noi ci accostiamo al Signore, Dio ci chiede, abbiamo paura perché Dio ci chiede chissà che cosa, quale sforzo noi dobbiamo fare, quale grande opera dobbiamo farci per volere l'amore di per ricevere l'amore di Dio, per ricevere l'approvazione di Dio. E a volte le persone hanno difficoltà ad approcciare il Signore perché hanno paura come se Dio gli chiedesse chissà che cosa. La parola di Dio, se l'andiamo a scoprire, se andiamo a leggere la parola di Dio, Dio non chiede niente. È molto semplice. Ma l'umanità ha reso Dio complicato quando lui non è complicato. L'umanità, la religione ha reso Dio così difficile quando Dio dice invece che è molto semplice. Allora noi, è importante, sapete, che in tempi come questi ognuno di noi legga la parola di Dio perché scopriamo nella parola di Dio la semplicità di Dio, l'amore di Dio, la compassione di Dio che ha per l'umanità e come Dio è molto generoso, molto semplice. Chiede soltanto una cosa a Dio e lo scopriremo un po' più avanti. Ma la prima cosa che Gesù ci chiede e dice di noi, di tutti quanti noi, in Matteo capitolo 5, versetto 16, 13, scusate, la Bibbia dice: voi siete il sale. Sta parlando Gesù a discepoli e dice: voi siete il sale della terra. Se il sale perde il suo sapore, come può essere reso di nuovo salato? Non serve più altro che ad essere gettato e calpestato dalla gente. E poi dice: voi siete la luce del mondo. Ora, la luce artificiale che noi questa sera abbiamo qua, ovviamente non serviva oggi, di giorno, mentre c'era la luce naturale, ma serve adesso perché stiamo svolgendo una determinata attività, è quella di stare davanti alla presenza di Dio, ascoltare la sua parola e di conseguenza abbiamo bisogno per voi poter guardare me e io guardare voi. O voi poter vedere dove mettete i piedi, dove dovete prendere posto, abbiamo bisogno tutti quanti di avere la luce artificiale e quindi che si accendono le lampade. E io credo che Gesù sta dicendo alla Chiesa che noi siamo luce, ma non luce artificiale, non si accende la lampadina, ma noi siamo luce vivente che camminiamo costantemente, che sappiamo fare la differenza in mezzo a un mondo che vive nell'oscurità, che non ha speranza.
È come quella gente che entra in un tunnel, in una galleria e vede sempre buio, vede sempre buio, vede sempre buio e non fa altro che vedere sempre buio e non vede via d'uscita. Così una volta era anch'io, vedevo sempre buio e non vedevo via d'uscita dei miei problemi, fin tanto che non ho visto Gesù che è la via d'uscita per i problemi dell'umanità e io ho incontrato Gesù che mi ha portato fuori verso la giusta direzione. E non soltanto mi ha portato fuori da quel tunnel, mi ha fatto vedere la vera luce che Cristo Gesù, mi ha fatto conoscere la vera luce che Cristo Gesù. E Gesù sta dicendo ai discepoli: voi siete la luce del mondo. Dice: una città sul monte che risplende nella notte affinché tutti la vedano. Come non si nasconde una lampada accesa, così non nascondete la vostra luce. Sapete che tutti quanti noi siamo dei luminari in questa società. In qualche modo ognuno di noi funziona in questa società come una luce. E le persone stanno desiderando di vedere la luce. E le persone possono vedere Cristo attraverso la nostra vita, il nostro modo di parlare, il nostro modo di relazionarci, il nostro modo di comportarci, il nostro modo di guardare, i nostri matrimoni, le nostre famiglie, come noi lavoriamo, la nostra fedeltà, il nostro impegno, come amiamo le persone, come ci prendiamo cura delle persone, come serviamo Dio. In qualche modo ciascuno di noi è una luce che porta gli altri a poter vedere Cristo Gesù. E dice ancora, dice così, non nascondete la vostra luce. Ovvero Gesù sta dicendo, non vi vergognate di voi stessi. Così Gesù ci sta dicendo in questa stagione a noi, non vi vergognate di me. Io ho acceso una luce dentro di voi, dove voi dovete far brillare nella società dove voi vivete, che sia il lavoro, il condominio, quando camminate per strada, quando siete in autobus, in treno, in aereo, ovunque siamo, siamo una luce dove portiamo gli altri a vedere chi sono i veri cristiani, in chi confidiamo. Dov'è la nostra fiducia? Dove noi stiamo poggiando la nostra fiducia? Se la poggiamo sull'economia, se la poggiamo sul nuovo decreto che stanno facendo, se la poggiamo sul lavoro, se la poggiamo su una cosa materiale, oppure se abbiamo continuamente fiducia in Dio e riposiamo nel suo amore. E le persone guardano come noi ci comportiamo. Se siamo agitati perché stiamo attento se quello mi contamina, se quello mi contagia, se c'è il coronavirus, se c'è di questo, se c'è di quello, se andiamo in crisi, se non ci riusciamo a fine mese, se attraversiamo questo momento di difficoltà, se poi a Natale, a Capodanno ci ritroviamo tutti a casa da soli e non possiamo fare brindisi insieme. Ma il migliore brindisi che credo che lo Spirito Santo ci vuole insegnare è quello di festeggiare con Gesù. È di chiudere un anno per aprire un altro anno in un modo nuovo con Gesù. Perché tante volte l'abbiamo fatto brindando tra di noi, festeggiando tra di noi, dimenticandoci anche di Gesù, di quello che ha fatto. Quante volte noi a fine anno ci siamo dimenticati di Gesù, quello che Gesù ha fatto nel corso di un anno, come si è preso cura di noi, come ci ha assistito, come ci ha nutrito, come ci ha protetti, quello che ha provveduto per noi. Allora credo che in questo tempo Gesù in qualche modo a ciascuno di noi vuole che, dice figlio mio, brinda con me questa sera. Festeggiamo un nuovo inizio. E io credo che noi come figli di Dio non dobbiamo essere tristi, preoccupati, perché forse non brinderemo, forse non passeremo giornata di festività. Ma poco ci importa tutto questo. La nostra vera compagnia, senza disprezzare i nostri familiari, i nostri amici, ma la vera compagnia per noi è Gesù e lo Spirito Santo. Perché tu ti puoi trovare come tanta gente, si trova in mezzo a tante persone ma si sente sempre sola, si sente sempre triste, si sente angosciata, eppure c'ha tanti soldi, c'ha tanti amici, ha una grande famiglia, però si sente sempre sola e triste. Così noi, anche se possiamo essere rinchiusi in casa, possiamo essere gioiosi e possiamo sfruttare questo tempo anche per pregare per coloro che stanno attraversando difficoltà.
E questo è un modo, vi sto portando un esempio, come essere luci, piuttosto di dire, oh, quest'anno cosa facciamo? Ah, non possiamo stare insieme quest'anno, che peccato. Ah, ma come passeremo le festività, il Natale, il Capodanno, nasce Gesù. Gesù è nato, è morto, è risuscitato, è alla destra del Padre. Non nasce ogni anno Gesù. O ricordiamo il suo compleanno, ma dove è scritto che il suo compleanno è il 25 di dicembre? Secondo il calendario ebraico non è il 25, quando è nato Gesù, non è il 25 di dicembre, ma è in primavera. Allora, molti la tradizione ci ha legato perché dobbiamo stare il 25 dicembre, non possiamo festeggiare la nascita di Gesù. Ma noi non dobbiamo festeggiare la nascita di Gesù, noi dobbiamo festeggiare la resurrezione di Cristo Gesù, la potenza della resurrezione, non la nascita. Perché alla nascita non è accaduto niente, tutto quello che è accaduto è stato nella resurrezione di Cristo Gesù. Allora quello noi dobbiamo ricordare, dire wow, ma avevano messo Gesù in quella tomba, chiuso una pietra davanti a quella porta della tomba, ma la Bibbia dice che un giorno andarono i discepoli, trovarono la porta della tomba aperta, Gesù non c'era più. E c'era solo il lenzuolino piegato perché Gesù era ordinato. Uomini, siate ordinati perché Gesù era ordinato. Guarda, tante mogli fanno così. Gesù era ordinato. E così quando noi siamo ordinati nelle nostre case, stiamo anche rispecchiando la natura e il carattere di Cristo Gesù. Le mogli adesso iniziano a pregare. Wow, Signore, ti prego, mio marito. Ordinalo, Signore, ordinalo. Rivelazione di come faceva Gesù, di quello che hanno trovato nella tomba, che mio marito possa piegare i pantaloni, possa pregare la camicia, possa piegare tutto, possa rifare il letto. Signore, le donne adesso pregano così. Gesù era ordinato e anche l'ordine è un come dire, rappresentare Cristo Gesù è una luce. Ora, se di punto in bianco viene qualcuno a casa tua e dice voglio venire a casa tua, dice no, vieni domani perché oggi, giusto oggi, non puoi venire perché guarda, mi sono ricordato adesso che devo passare prima da mia suocera. Cioè, non ti hai trattato mai con tua suocera, giusto oggi ci devi passare. Perché c'è la casa in disordine. Gesù, un modo per essere luce, e anche questo, dice, così dice, voi siete la luce in questo mondo. Dobbiamo insegnare ad altri che noi brilliamo. E poi una cosa molto importante dice: lasciate che risplenda questa luce a tutti affinché vedano, tutti vedano le vostre buone opere e possano lodare il Padre vostro che è nei cieli. Quindi le opere sono importanti. La nostra fiducia e la nostra fede non si basa sulle opere, ma la nostra fiducia si basa sulla grazia, quello che Cristo ha fatto, ma le opere sono anche importanti, perché qualcuno dice noi ci basiamo soltanto sulla grazia, su quello che Cristo ha fatto, e le opere non servono per la salvezza. Le opere sono anche importanti. Le opere vanno a completare la salvezza, non sono il mezzo per la salvezza, ma vanno a completare la salvezza, perché iniziamo per fede credendo in Cristo Gesù come nostro personale Signore e Salvatore, ma includiamo anche le opere. Perché Gesù disse, se avete dato a un solo bicchiere d'acqua uno di questi piccoli, significa un'opera, l'avete data a me. E così è importante che noi abbiamo le opere, compiamo le opere, e quindi è importante che noi attraverso l'operato possiamo manifestare la luce di Cristo Gesù. Noi attraverso le opere, attraverso il nostro operato, il nostro lavoro, noi manifestiamo la luce di Cristo Gesù. Preghiamo, ma dopo ci vogliono le opere. Le opere quali sono? Le opere possono essere preparare un piatto di pasta caldo e lo porti ad una persona. Io camminavo in questi giorni per Palermo e ho visto c'erano dei portici delle saracinesche, dei negozi chiusi, abbandonati, e ho visto là
materassi, coperte, cuscino, vestiti, là, di persone che andavano a dormire, dicevo, mamma, guarda un po', ma questi qua di notte stanno qua. Sai, l'opera è anche importante che la Chiesa manifesti l'operato, che si prenda cura delle persone meno, qualcuno dice fortunato, meno benedetto di noi. La luce è anche questa, la luce è che ciascuno di noi non pensa solo a noi stessi, ma credo che la Chiesa oggi deve comprendere che ci sono persone meno benedette di noi, a cui noi dobbiamo dare assistenza, dobbiamo curare, dobbiamo portare l'amore di Dio, un piatto caldo, forse dobbiamo portare una parola di conforto, una parola di incoraggiamento, dobbiamo incoraggiare tutte quelle persone che stanno lavorando negli ospedali, tutte quelle persone che sono sotto pressione, tutte quelle persone che stanno cercando in qualche modo di mettere ordine. Noi come Chiesa dobbiamo benedire queste persone. Noi come Chiesa dobbiamo portare l'amore di Dio e il sostegno a queste persone perché loro hanno forse la preparazione intellettuale, hanno la preparazione per la mansione che svolgono, ma non hanno l'amore di Cristo Gesù e l'amore glielo dobbiamo portare noi. Noi, Dio ha acceso delle luci in ognuno di noi, noi siamo luce e dobbiamo portare le persone a vedere che noi li pensiamo. Sapete, quando io ho ricevuto il calendario questa settimana, settimana scorsa, mi sono sentito con l'autorità qua a Campoformio e ho detto la ringrazio del calendario, meraviglioso, dice no, dice come ogni anno, dice è giusto che c'è questo scambio. Noi diamo qualcosa di spirituale, abbiamo fatto noi il passo di esporci e dare. Omaggiare un calendario, omaggiare una bottiglia di spumante, gli abbiamo fatto delle ceste, gli abbiamo regalato dei libri cristiani, qualche volta un DVD, gli abbiamo regalato del materiale spirituale e loro ovviamente ci regalano come chiesa, loro ci regalano qualcosa che loro hanno come segno, però si tiene un rapporto, puoi dare una parola di incoraggiamento, di esortazione. Può essere presente, come dire, fa la differenza, perché nel contesto religioso la Chiesa vuole ricevere. Ci sono persone che portano in Chiesa le loro offerte, il mondo porta l'offerta nella Chiesa, fanno donazione alla Chiesa, ma noi siamo di quella generazione che rompiamo il sistema. Noi diamo agli altri, non riceviamo soltanto, ma noi diamo agli altri. Questa è una forma di luce perché le persone vengono scioccate tante volte, dicono come mai? Solitamente la Chiesa vuole sempre quello che il sistema nella nazione, la Chiesa vuole, ma non vuole dare, e noi invece rompiamo il sistema, noi diamo. Perché Gesù, il Padre, ha dato l'unigenito suo figliolo Gesù Cristo, ci ha lasciato un modello e anche noi vogliamo dare per essere una testimonianza nel territorio, per far vedere alle persone chi è Dio. Sapete, tante volte le persone si scioccano, ma come fate voi ad arrivare a tutto questo? Per la generosità di tanti fratelli, di tante persone che hanno conosciuto Cristo Gesù. E noi di tanto in tanto, a fine anno, vogliamo mostrare anche la generosità che viene dal cielo per noi, la vogliamo mostrare al mondo, con piccoli gesti. E io credo che in questo tempo tutti quanti noi possiamo fare un piccolo gesto. Tutti quanti noi possiamo accendere una lampadina, ma non quella lampadina che vai in un determinato luogo, metti, un euro, 2 euro e accendi la lampadina o accendi il cero. Noi accendiamo altri tipi di lampadine. Noi accendiamo la vita delle persone, accendiamo la speranza nelle persone, accendiamo la vita, accendiamo la fiducia nelle persone. Non accendiamo né un cero né una lampadina, ma noi accendiamo la speranza nelle persone. Noi attiviamo la fede nella vita delle persone, come Gesù quando è venuto sulla terra ha attivato la fede nelle persone. Tant'è che la samaritana è stata attivata, dice se io tocco le vesti di Gesù sarò guarito. Il cieco di Gerico gridava a Gesù e diceva Gesù, Maestro, abbi pietà di me, guariscimi. Gesù dovunque andava accendeva la speranza e la fede. Anche noi, con piccoli gesti, possiamo accendere la speranza nella vita delle persone, possiamo accendere la fede. Con piccoli gesti. Una telefonata soltanto,
Può essere incontri una persona nell'autobus, per strada. Forse lo Spirito Santo ti sta ricordando di qualche persona, che forse devi prendere una camicia che non usi più, non che la devi buttare, ma che non usi spesso e la devi regalare, una camicia in ordine ancora, forse una giacca, forse un pasto, forse gli devi fare la spesa, un sacchetto di spesa. Stai accendendo la speranza, sei una luce. E la Bibbia dice che una luce non si accende per metterla, per nasconderla. La luce si accende per metterla. Il lampadario non lo metti tu sotto il letto. Un lume non lo metti sotto il letto, lo metti sopra il mobile, lo metti in un modo alto perché possa fare quanto più luce possibile. E Dio ha acceso le nostre vite perché possiamo illuminare città. Oh, mi trovavo in aereo, stavo atterrando poc'anzi e c'era l'imbrunire e guardavo tutta l'estensione del territorio e mi sono visto Abramo. Per un momento mi sono sentito Abramo e guardavo il territorio e dall'aereo benediceva il territorio del Friuli Venezia Giulia e dicevo: Signore, quanto è esteso il territorio. Quanto è esteso il territorio del Friuli Venezia Giulia, Signore, dammi la possibilità di conquistare tutto la superficie del territorio del Friuli Venezia Giulia, che la parola di Dio possa arrivare ovunque, anche in quei posti più sperduti. E mentre ero là pregavo e dicevo: Signore, benedico questo territorio, reclamo prosperità spirituale su questo territorio, che si possano accendere delle luci su questo territorio. E guardavo quell'estesa, si vedevano ogni tanto dei paesini, vedevo quell'estesa di campagne, guardavo, si vedevano le montagne, benedicevo quel territorio e dichiaravo che si potessero accendere delle luci su questo territorio e che Dio stendesse la sua mano. E io credo che la mano di Dio in questo tempo è stesa nel territorio del Friuli Venezia Giulia, e noi siamo di quella generazione che vedremo il risveglio, perché noi attiveremo un risveglio in questo territorio. Amen. Ok, andiamo avanti. Deuteronomio capitolo 10 e i primi versetti del capitolo 10. Dio parla a Mosè. Mosè, per quanti conoscono un po' di storia biblica, dice che le prime tavole li spezzò, dopo è salito nuovamente sul monte, Dio scrisse nuovamente sulle seconde tavole, dopo che scese dal monte Dio gli disse cosa doveva dire al popolo. E Deuteronomio capitolo 10 versetto 12 dice così: e ora Dio è il Dio del tempo presente. Lui è il principio e la fine, l'alfa e l'omega. Lui non è il Dio di 2000 anni fa, ma è il Dio del tempo presente. E Dio parla così: ora, chiesa in Udine, popolo che siete questa sera qua, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio? Allora qualcuno si fa qualche domanda: Signore, ma cosa vuoi da me? Io me l'ho fatto tante volte questa domanda, ho chiesto a Dio: Signore, ma cosa vuoi da me? Cosa vuoi che io posso? Cosa posso fare per piacerti? Signore, cosa posso fare per servirti? Signore, cosa posso fare per portare la parola di Dio alle persone? A volte noi facciamo queste domande a Dio. E Dio dice una cosa molto semplice, facile da fare, difficile da credere. È una cosa molto semplice da fare, però è difficile che noi la accettiamo. Cos'è? L'ubbidienza. E Dio dice: e ora Israele, che cosa chiede da te il Signore il tuo Dio, se non che tu tema il Signore il tuo Dio, che tu abbia rispetto di Dio. Che tu lo tema non significa: oh, che paura, se Dio, un tuono che viene dal cielo, sguarcia le montagne, la casa mia, scoperchia il tetto di casa mia, chissà quale cosa. No, temere Dio significa avere il rispetto di Dio, onorarlo, tenerlo in somma stima, avere grande onore per Dio.
prendere in considerazione la sua parola, i suoi insegnamenti, le sue dichiarazioni, i suoi statuti. Dice, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio? Se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, e poi dice che tu lo ami. Sai, si vede quando noi amiamo il Signore. La Bibbia dice che laddove c'è il tuo cuore, là c'è il tuo tesoro. Di cosa pensi tutto il giorno, di cosa parli tutto il giorno? Qual è il tuo argomento preferito? Chi è la tua persona preferita? È il tuo fidanzato, la tua fidanzata, tua moglie, tuo marito, tuo figlio, tuo padre, tuo nonno, tuo genero, il calcio, il tennis, la macchina, il lavoro, il computer, l'iPhone? Cos'è? Di cosa parli? Il tuo primo pensiero quando ti svegli, cos'è? Il tuo primo pensiero quando devi parlare con qualcuno, il tuo modo di parlare, il tuo linguaggio, qual è? Di cosa parli? Là si vede chi ami. È semplice da capire una persona a chi ama. E chi è al primo posto nel tuo cuore. E Dio dice, no, quello che ti chiede il Signore è che tu lo tema. E che tu lo ami. E che tu cammini in tutte le sue vie. E poi dice che servi il Signore, il tuo Dio. Come? Con tutto il tuo cuore. E poi dice, e con tutta l'anima tua. Ve lo leggo per esteso. Dice, e ora Israele, che cosa chiede da te il Signore? Noi possiamo dire, e ora cosa chiede il Signore da noi? Una cosa molto semplice chiede il Signore, che noi lo temiamo, che noi camminiamo in tutte le sue vie e che noi lo amiamo e che lo serviamo con tutto il nostro cuore e con tutta l'anima nostra. Significa dedicata l'anima, sono i sentimenti, i pensieri, le emozioni, che siamo coinvolti, non soltanto con le parole io amo il Signore per me è al primo posto, con la bocca e con le opere di cui parlava prima Gesù. Perché noi possiamo dire io amo mia moglie e se poi vado con un'altra moglie... Ci sono tanti che dicono io amo mia moglie, amo mio marito, molti hanno questo linguaggio, io amo follemente mia moglie, amo follemente mio marito, e poi comunque commettono degli errori, significa che non c'è vero amore, perché se ami c'è fedeltà, c'è dedicazione, c'è coinvolgimento, c'è passione, c'è entusiasmo. E quando la Bibbia dice quello che Dio desidera dalla sua Chiesa, dal suo popolo, è che noi lo amiamo, e che noi lo serviamo, che noi camminiamo nelle sue vie, significa con la sua parola. Dobbiamo fare una decisione. Non è faccio la decisione, wow, mi è passato per la mente questo pensiero. Lo facciamo. E domani te ne passa un altro e ne facciamo quest'altro. Ma Dio, noi dobbiamo come credenti, le decisioni che prendiamo, dobbiamo assoggettarle all'ubbidienza della parola di Dio e dire Dio cosa dice di questo? Devo fare una scelta. E Dio cosa pensa di questo? Cosa dice la parola di Dio in merito a questa scelta che io devo fare? Come la pensa il Signore? Sai, gli altri, se tu fai un ragionamento di questo con altre persone, dice ma tu, Dio cosa fa? Ti manipola? No, no, noi rispettiamo, onoriamo Dio. Perché lui conosce dal principio la fine. Noi conosciamo quello che vediamo, ma non conosciamo la fine. E siccome Dio, un padre, conosce la fine, se noi camminiamo in ubbidienza alla sua parola, lui ci fa vedere la fine, che può essere bene e che può essere male. Poi ti dà a te la scelta. Se le cose, se ti fa vedere il fine che va bene, tu ti puoi incamminare e chiedi come posso raggiungere quell'obiettivo. Se Dio ti fa vedere che non è una cosa buona per te, tu ti fermi,
Dio mi fa vedere che questo non mi porterà in nessun posto, questo non mi farà bene, questa scelta non mi porterà del bene, quindi non mi muovo, Signore. Ma qualcuno ti potrebbe dire, ma guarda che allettante, ma guarda che importante, ma guarda che... E tu dici, guarda, mi dispiace, preferisco ubbidire alla parola di Dio, perché quello che per te e per me può essere buono, per Dio non è buono. Allora, visto che Dio conosce il futuro, la fine fin dall'inizio, io preferisco obbedire a Dio e camminare nelle sue vie. La sua parola consiglia questo. E io preferisco fare le mie scelte in ubbidienza alla parola di Dio, perché Dio conosce tutto. E quindi cosa faccio? Ubbidisco alla parola di Dio. Quello che Dio ti richiede, richiede ai suoi figli, a ciascuno di noi, è che camminiamo secondo i suoi insegnamenti, che lo serviamo, che lo amiamo. Questo è solo... E Dio è semplice. E Dio richiede che ciascuno di noi realmente lo mettiamo al primo posto, che lo serviamo. Come lo serviamo? Ci sono tanti modi per servirlo. C'è piegare le ginocchia e mettersi davanti alla presenza di Dio e pregare per varie situazioni, per i fratelli, per gli amici, per la città, per il governo, per i tuoi nemici, e pregare per coloro che ti hanno fatto del male. Anche quello è un servizio a Dio. Che a volte noi preghiamo per le persone che ci piacciono, ma Gesù insegnò, pregate per i vostri nemici, anzi chiamateli. Gesù ha insegnato di fare del bene alle persone. Gesù andava attorno facendo del bene. E quindi servire il Signore è anche fare del bene all'umanità, prendersi cura delle persone che ancora non lo conoscono. E io ringrazio Dio perché persone si sono prese cura di me quando io ancora non lo conoscevo, quando ero come i bambini appena nati che non vedevo bene, vedevo delle ombre. C'è stato qualcuno che mi veniva a prendere e mi portava in chiesa, mi veniva a lasciare. Si è preso cura di me, e se inizialmente non c'erano persone che si prendevano cura di me, stanno più che sicuro che tu ed io questa sera non saremmo qua. E ci sono persone che hanno servito il Signore perché Dio stava preparando un uomo come Dio vuole preparare uomini e donne oggi. Forse per te le persone che incontri possono sembrare persone che non servono a nulla per te, come molti pensavano di me. Come io stesso pensavo di me, ma Dio guardava oltre. Ci sono vari modi per servirlo nella chiesa. Si serve nel condominio, si serve sul posto di lavoro. Servi Dio quando tu sei ubbidiente nel tuo posto di lavoro e fai il tuo dovere, non rubi le ore, i minuti al tuo datore di lavoro, ma lo servi e cerchi di dare il meglio al tuo datore di lavoro. Salva, la prima cosa che stai facendo, stai servendo Dio perché lo stai rappresentando e di conseguenza stai servendo anche il tuo datore di lavoro. Stai servendo la città, stai pregando per la città, ci sono tanti servizi che possiamo svolgere. E Dio sta cercando servi. D'altronde Gesù cosa è venuto a fare? È venuto a padroneggiare o è venuto a servire? Gesù cosa disse? Io sono venuto per servire e dare la mia vita come prezzo di riscatto. Gesù non è venuto per stare seduto in una sedia. Gesù non è venuto per signoreggiare. Gesù non è venuto per governare, malgrado lui è il Signore e poteva governare, ma la Bibbia dice che lui è venuto per servire e anche noi dobbiamo servire. Come? Con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. E poi dice il versetto 13 che tu osservi tutte queste cose, per chi? Per il tuo bene. Cioè alla fine tutto questo non è per fare del bene a Dio, ma per fare del bene a noi. Tutte queste cose che abbiamo elencato, e ora Israele, ora Chiesa, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu temi il Signore, il tuo Dio, che cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami, serve il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, che tu osservi per il tuo bene. Non che tu sai, non che noi sappiamo, che noi facciamo, osserviamo, perché alla fine serve per il nostro bene, non per il bene di Dio. Ora ditemi una cosa, quando noi abbiamo sbagliato e ci siamo allontanati da Dio, ma Dio è cambiato, siamo cambiati noi?
Siamo cambiati noi. Dio è rimasto sempre lo stesso e rimane lo stesso in eterno. Non cambia, la Bibbia dice non muta, quelli che cambiamo siamo noi, e quando noi ci allontaniamo dalla parola di Dio, ci allontaniamo da quello che Dio ci dice, ci facciamo del male noi. Certo, il cuore di Dio si rattrista perché non vuole che i suoi figli si facciano del male, che vivano male. Dio vuole che i suoi figli vivano bene. Dio desidera che tu viva bene, che io viva bene, però ha messo delle condizioni: che tu temi il Signore, che lo rispetti, che lo tieni in grande considerazione, che tu lo serva con tutto il tuo cuore, che tu lo rispetti, che tu cammini in tutto l'insegnamento della sua parola. Dice: per il tuo bene, i comandamenti del Signore, le sue leggi che oggi ti do. Ecco, al Signore tuo Dio appartengono i cieli, la terra e tutto ciò che essa contiene. Immaginatelo un attimino. Questo Dio che noi stiamo servendo dice che appartengono i cieli dei cieli, quindi il terzo cielo appartiene a Lui, e poi anche la terra appartiene a Lui. Ma soltanto, ascolta questo che è bellissimo, ma soltanto ai tuoi padri il Signore si affezionò e li amò. Dio amò Abramo, l'amico mio. Dio si affezionò ad Abramo al punto tale che lo chiamò e ha detto: senti, io oggi stabilisco un patto con te. Dio chiamò Abramo un giorno e gli disse: Abramo, cammina nella mia presenza e sii integro. E Dio si affezionò ad Abramo. Dio si affezionò a Giacobbe. Dio si affezionò ad Isacco. In momenti di crisi, la Bibbia dice che Isacco seminò e in quell'anno raccolse 100 volte tanto. E Dio amava la fede di questi uomini. Amava la fede di Abramo. Quando Dio lo chiamò, Abramo è stato disposto a lasciare tutti i suoi parenti, il suo parentato, la posizione per servire Dio. E Dio si affezionò ad Abramo quando Dio gli ha chiesto: adesso offrimi tuo figlio, l'unico tuo figlio, Isacco. E quando Abramo salì sul monte e stava sacrificando suo figlio, è come se Dio si era dimenticato, ma l'occhio vigile di Dio era su Isacco, era su Abramo, e Dio stava guardando Abramo per vedere quanto Abramo amava Dio. E quando stava per alzare il pugnale per uccidere Isacco, Dio lo chiamò: ora so che tu ami l'Eterno. E io credo che Dio si affezionò così tanto ad Abramo, per il cuore, il servizio che Abramo aveva, che era totalmente dedicato al servizio, aveva messo al primo posto, non come noi siciliani picciriti, il bambino. In altri posti lo chiamano Caruso. A Napoli lo chiamano Scugnizzo, come? Guaglione. In friulano come si chiama il bambino? Frutta. Frutta. Dio, quando vide Abramo che fece quel gesto, disse: ma veramente questo mi ama? E Dio si affezionò ad Abramo. Dio si affezionò ad Isacco. Dio si affezionò anche a Giacobbe quando lottò e ha detto: io non ti lascio andare se prima tu non mi hai benedetto. E quanto sei disposta a stare sulle tue ginocchia a dire: Signore, io non mi alzerò di qua fin tanto che tu non mi avrai benedetto. Signore, io non mi alzerò dalle mie ginocchia, mi fanno male, c'ho i calli, ho mal di schiena. Signore, non mi alzerò fin tanto che tu non mi hai benedetto. La Bibbia dice che Dio si affezionò ai padri. Poi, dopo di loro, fra tutti i popoli, scelse la loro discendenza, cioè voi, come oggi si vede. Ma soltanto ai tuoi padri il Signore si affezionò e li amò. Wow! Salmo
Sai quando stiamo bene noi? Quando possiamo sentire il suo amore. Sai quando siamo rassicurati e camminiamo e prosperiamo spiritualmente? Quando possiamo sentire il suo amore. Quando permettiamo allo Spirito Santo di portarci in alto e farci sentire l'amore del Padre. E farci sentire che Lui ci dice, figlio, io ti amo. Ti amo di un amore immenso. Uno dei problemi che oggi abbiamo come Chiesa, come cristiani, sapete cos'è il tram tram quotidiano? Che non ci fermiamo, che non riflettiamo sulle opere meravigliose che il nostro papà ha fatto, che non riflettiamo su quante cose Dio ha fatto nella nostra vita, sulle opere meravigliose che Dio ha fatto. E il salmista Davide lo sapeva molto bene e diceva, anima mia, benedici l'Eterno, non dimenticare alcuno dei suoi benefici. E quando è che noi ci ricordiamo di tutte le cose belle che Dio ha fatto nella nostra vita? Quando noi ci fermiamo, quando noi riflettiamo, quando noi stiamo soli, noi e Lui. E Lui ci parla, ci fa sentire il suo amore, il suo affetto, la sua vicinanza, il suo calore, la sua protezione, la sua cura, quelle dolci parole melodiose che Lui ci sussurra alle nostre orecchie, al nostro cuore, e ci fa sentire il suo affetto, il suo amore. La Bibbia dice che Egli si affezionò e amò i nostri padri. E perché non deve amare a noi? Perché non si deve affezionare a noi? E Lui si è affezionato a noi, Lui ci ha amato al punto tale, la Bibbia dice, da dare l'unigenito suo figliolo Gesù Cristo a morire sulla croce per amore tuo. Ma il problema qual è? Che tante volte noi non comprendiamo questo grande amore che Dio ha avuto per noi. Allora noi dobbiamo comprendere tutto questo. E quando noi comprendiamo quanto Dio ci ama, sai, siamo pronti a fare la qualsiasi cosa. Se Dio ci dice, guarda che questo non è buono per te, siccome sperimentiamo l'amore di Dio, diciamo, va bene, questo non lo faccio. Non capisco perché non devo farlo, ma voglio obbedire a Dio perché la sua parola dice così. E dopo tempo ci accorgiamo che effettivamente quello era bene per noi. Quando noi obbediamo alla parola di Dio, quando noi osserviamo la parola di Dio, tutto il bene è per noi. E posso andare ancora un po' più oltre, non soltanto per noi, ma anche per i nostri figli, anche per le persone che ci circondano, anche per le persone che ci conoscono. Quando noi obbediamo al Signore, quando noi obbediamo alla parola di Dio, non soltanto il bene è per noi, ma anche per tutte quelle persone che sono vicine a noi, per i figli dei nostri figli, fino alla terza, alla quarta generazione. Perché la benedizione è generazionale. Stiamo concludendo. Giobbe capitolo 1, versetto 8, la Bibbia dice, il Signore disse a Satana, hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra come lui che sia integro, retto, tema a Dio e fugga il male. La Bibbia ci parla in questo episodio che un giorno Satana si presentò davanti a Dio. E Dio ha detto, che ci fai qua? Vai via. E Dio gli ha detto, hai visto e notato sulla terra il mio servo Giobbe. Com'era Giobbe? Come camminava Giobbe sulla terra? Camminava, dice, non c'è nessun altro sulla terra come Giobbe. Lui è integro, retto, ha timore di me, mi rispetta e fugge il male. Dove vede male, lui va via. Dove vede ogni sorta di male, Giobbe va via. E Dio riconosce che sulla terra c'era Giobbe soltanto, che era uomo retto, giusto, temeva Dio. E io credo che gli occhi di Dio, perché la Bibbia dice così, che gli occhi di Dio sono sui figli degli uomini, per vedere se c'è qualcuno che teme Dio.
che cammina in modo integro, che sia corretto nel suo modo di fare, che non si compromette, che non scende a compromesso, che cammina con la parola di Dio, con gli insegnamenti della parola di Dio. E quando diciamo questo stiamo dicendo che siamo figli di luce. I figli di luce, i figli di Gesù, i figli di Dio, la luce, camminano in modo integro. Non significa che non sbagliamo mai, ma che abbiamo le idee chiare, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che si può fare e ciò che non si può fare. E poi voi sapete la storia, quello che è accaduto, che Satana gli ha detto: certo, per niente lui teme te, per niente lui cammina in modo integro, tu l'hai benedetto in ogni cosa. E Dio gli ha detto: beh, ti do in mano tutto quello che lui ha, ma non toccare la sua vita. E la Bibbia ci racconta che il diavolo distrusse la sua famiglia, tutti i beni che lui aveva, tutto quello che Giobbe possedeva, ma lui non scese a compromesso. Lui rimase fermo, lui rimase integro, lui rimase fedele a Dio. E questi insegnamenti Dio ce li dà perché noi in momenti di crisi e di difficoltà possiamo rimanere integri, saldi. Noi non dobbiamo scendere come figli di Dio, noi non dobbiamo scendere a compromesso. Io vorrei andare più in profondità questa sera, ma preferisco fermarmi in superficiale. Giobbe ha perso tutto, ha perso la casa, ha perso la moglie, ha perso i figli, tutti gli animali, tutti i greggi che lui aveva, ha perso tutto, ma rimase integro e fedele a Dio. E si ripresenta nuovamente Satana da Dio. Giobbe capitolo 2 versetto 3. E ancora una volta Satana si ripresenta davanti a Dio e gli dice, e Dio gli dice: hai notato il mio servo Giobbe? Dice: non c'è nessun altro sulla terra che sia come lui, integro, retto, tema Dio e fuga il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità. E io credo che in questo tempo, cari, come figli di luce e come luci, dobbiamo rimanere fermi nell'integrità. E vi dico una definizione di cos'è l'integrità. Integrità è completezza, interezza, totalità. Una persona integra, completa, intera, dedicata, e il marito è dedicato per la moglie, la moglie è dedicata per il marito. Come cristiani noi siamo dedicati per Dio, noi apparteniamo a Dio. La nostra completezza è noi in Gesù, Gesù in noi. Integrità significa essere totali, dedicati totalmente a Dio. È come una coppia, un marito e moglie sono totalmente dedicati l'uno all'altro. E così, come figli di Dio, noi dobbiamo essere dedicati totalmente a Lui, sia al mattino, sia alla sera. Non quando veniamo, quello che noi chiamiamo veniamo in chiesa, non quando stiamo con la chiesa, ma in ogni giorno, in ogni momento, di mattina, di pomeriggio, di sera, di notte, all'alba, al tramonto, con la pioggia, con la neve, col sole, col vento, in ogni stagione, in ogni situazione, noi dobbiamo essere totali per Dio perché apparteniamo a Dio. Noi siamo i suoi figli, siamo la luce. Dio vuole fare, ragazzi, attraverso di noi cose straordinarie che per noi sono impensabili. La Bibbia dice: quello che occhio non ha visto, quello che orecchio non ha udito e quello che non è salito in cuor d'uomo, è questo quello che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Significa che per noi ci sono cose inimmaginabili, che Dio ha preparato cose grandi. Signore, ma io non pensavo di venire a Udine.
io non pensavo di arrivare qua, per me non, ma mai al mondo mi è passata, quando sono sulla faccia della terra non mi è passato mai il pensiero di venire a Udine, fin tanto che un giorno Dio mi ha detto di venire qua. Ma chi conosceva Udine? Ma chi conosceva questo territorio? Ma chi conosceva questo clima, questo freddo? Chi conosceva questo ambiente? Ma Dio aveva preparato qualcosa di più grande rispetto a quello che io conoscevo. Allora Dio ci vuole dire, figli, ubbidiamo alla sua parola, camminiamo in integrità, siamo totalità dedicati a Lui, siamo totalmente appartati a Lui, soprattutto in un tempo come questo. E tra noi e Dio non ci deve essere niente. Non deve essere un coronavirus, né una crisi finanziaria che dovrà smuoverci e farci scendere nel compromesso. Giobbe aveva perso tutto, non gli era morto soltanto la moglie, non gli erano morto soltanto un figlio, avevano morti i figli, aveva perso tutte le case, tutte le mandrie che aveva, tutti i cammelli, aveva perso tutto, ma lui ha continuato a camminare in integrità. E Dio gli ha detto a Satana: hai visto sulla terra il mio servo Giobbe? Giobbe, come lui camminava sulla terra, stava servendo Dio, per questo Dio si è potuto permettere di dire il mio servo Giobbe. E così io credo che Dio dal cielo possa dire: hai visto il mio servo? Dittimi, Gloria, Marta, mettici il tuo nome. Come cammina in modo integro, come cammina in modo totale, dedicato totalmente a me. Che non c'è un coronavirus che lo possa fermare, non c'è una crisi finanziaria che lo possa fermare, che non c'è un progetto che lui non è andato a buon fine che lo possa fermare, ma persone che sono totalmente figli, col cuore di servo, che sono totalmente dedicati a Dio. E io credo che in questo tempo Dio stia cercando figli non viziati, ma che abbiano il cuore di servi, che lo possano servire. Cosa c'è da fare, papà? Dove devo andare? Sono pronto a fare, sono pronto ad andare, sono pronto a servirti. Dice: egli si mantiene fermo, saldo nella sua integrità, benché tu mi abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. Non avevo nessun motivo, ma il diavolo era andato da Dio per accusarlo. Dice: certo, per niente lui ti serve, tu l'hai benedetto. E Dio gli ha detto: ti do tutto quello che lui ha in tuo potere, distruggi tutto, non ti permetto di toccare la sua vita. E il diavolo iniziò a fare strage. Gli sono morti tutto quello che lui aveva, gli sono morti i figli. È una notizia dietro l'altro, una notizia dietro l'altro. La Bibbia dice che intanto uno che gli portava una notizia, il pastore gli portava: sai, sono morte tutte le pecore. Arrivava tutto il pastore, quelli che governava tutti i cammelli, dice: sai, non so perché, ma sono morti tutti i cammelli. Nel frattempo ci arrivava un altro e diceva: sai, sono morti i tuoi figli. E intanto che gli finivano di dargli quella notizia, dicevano: sai, sono morti i maiali. E arrivavano tutta questa notizia a Giobbe, tutta questa notizia, e lui poteva dire: Signore, ma dove sei? Io non ti servo più, perché mi hai tolto tutte queste cose? Perché i miei figli sono morti? Perché i cammelli sono morti? Perché mi sono morti le greggi? Signore, ma dove sei? Ma la Bibbia descrive, Dio stesso parla e gli dice: hai visto e l'hai osservato il mio servo Giobbe? Come è rimasto fedele malgrado tutto questo. E io credo, fratelli cari, figli di Dio, che in questo tempo nostro Padre ci vuole insegnare che dobbiamo essere fermi e fiduciosi. Qualunque cosa possa accadere, noi non dobbiamo schiodarci, non dobbiamo smuoverci, non dobbiamo perdere la nostra fedeltà e la nostra integrità, la nostra totalità per Dio. Hai visto il mio servo Giobbe come si è mantenuto fermo? Oh, come mi piace questa parola: egli si mantiene saldo nella sua integrità. Come dire, Giobbe dice: qualunque cosa possa accadere, non cambia niente la mia reputazione che ho per Dio.
non mi fa cambiare idea di quello che Dio è. Non perché mi sono morti i figli, non perché mi sono morte i cammelli, non perché ho perso tutto. Io qualunque cosa sia, io rimango fedele a Dio. Al punto tale la Bibbia dice che gli è venuta la lebbra, lui si grattava con un pezzo di coccio, ma lui non ha rinnegato Dio. Io credo questo fa parte di carattere, questo fa parte di rivelazione, questo fa parte di essere veramente aggrappati a Dio, dell'amore che c'è fuso tra noi e Dio. Come dire, qualunque cosa possa accadere io rimango fermo. E poi sappiamo tutti quanti come è andata a finire la storia, che Dio gli ha restituito il doppio di quello che gli era stato rubato. Ma Giobbe poteva perdere pure tutto. La Dio ci vuole insegnare cosa ci vuole, cosa sta chiedendo Dio da noi. Che tu lo ami, che tu lo servi, che tu cammini nella sua via. E che tu sia, tu ed io siamo totalmente dedicati a Lui. Può fare affidamento Dio su di te in questo tempo? Può affidarti Dio un compito in questo tempo? Può affidarti un territorio, Dio ti può affidare una mansione, ti può affidare un compito? O lo fai e lo porti avanti perché c'hai, oh che bello c'ho questo compito, oh Dio guarda mi ha premiato. Perché sarei attaccato, sarei messo a dura prova, sarei attaccato nelle finanze, nella reputazione, sarei attaccato nella salute, nel lavoro, nel matrimonio, nella famiglia, sarei attaccato. E qual è la tua prima... Cosa c'è al primo posto? C'è Dio, il tuo lavoro, le tue finanze, la tua casa, la tua macchina, il tuo matrimonio, la tua famiglia. Non sto dicendo che per Dio non è importante il tuo matrimonio, la tua famiglia, il tuo lavoro, assolutissimamente, ma sto parlando di priorità. Sto parlando di carattere. E uno che ha un carattere fermo dice prima viene Dio e poi viene tutto il resto. Prima viene il Signore e poi viene tutto il resto. E qualunque cosa possa attraversare nel corso della vita, e qualunque cosa possa accadermi, io voglio rimanere fedele al Signore. Posso perdere tutto. Un giorno Giobbe disse, nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo me ne andrò, non mi interessa niente. Significa che lui non era attaccato a niente, se non solo a piacere a Dio. E io credo che ciascuno di noi deve fare un reset nella nostra vita, ma il modo in cui sto camminando, sto piacendo a Dio? Il modo in cui sto vivendo, sto compiacendo Dio, sto compiacendo me? Cosa c'è tra me e Dio che mi separa da Lui? O sono tutt'uno con Lui? C'è qualcosa che mi sta separando da Dio? O c'è qualcosa che mi potrà separare da Dio? La morte di una persona cara, la perdita di un lavoro, delle finanze, un matrimonio, i figli. Cos'è che ti può separare domani da Dio? Sai, il diavolo sa qual è il prezzo che può pagare per separarti da lui, da Dio. Ma i figli di Dio, quelli che realmente amano Dio, non ci deve essere niente che ci possa separare da Dio. Niente e nessuna cosa. La cosa per noi più importante, l'assicurazione a vita, la migliore assicurazione che possiamo fare su questa terra, essere totalmente legati a Dio e confidare in Lui. Non c'è assicurazione migliore. Non c'è posto migliore se non stare alla sua presenza. Non c'è persona migliore su cui confidare se non la sua presenza. E io credo che in questo tempo Dio stia cercando persone a cui può affidare un progetto, una missione. Oggi riflettevo una cosa.
Una cosa, io voglio stare sempre connesso con Dio. Mia moglie a volte non mi capisce, ma mi deve sopportare. Anzi, non mi capisce mai. Perché preferisco stare connesso sempre con Dio, perché ricevo mentre io faccio, ricevo da Dio. Riflettevo su una cosa. Che a volte, sai, l'umano c'è, si vuole arrivare ad una posizione. Una volta ottenuta la posizione, c'è una perdita di interesse. E a volte Dio fa questi giochetti e ci insegna a noi pastori come fare dei giochetti. Che diamo un incarico e osserviamo per vedere se le persone, se noi miriamo alla posizione o miriamo a servirlo. Perché tante volte noi arriviamo in una posizione e ci fermiamo. Come dire, wow. Mi fermo. Wow, che bello. Finalmente ci abbiamo i locali, ci abbiamo le sedie. Oh, il mercoledì quante persone, ci fermiamo qua. Sono arrivata ad essere responsabile, finalmente il pastore mi ha fatto responsabile dopo tanti anni. Adesso, una volta che sono stato presentato come responsabile, sono stato assicurato. Quindi non devo fare più sforzi perché ho la posizione, perché ormai sono un pastore e quindi non devo più cambiare. Sono arrivato finalmente dove volevo arrivare, a vedere il microfono, il leggio, stare qua, non scendo dal palco. Dio poi arriva e smonta, mette a nudo quello che c'è nel nostro cuore. E Dio stava dimostrando a Satana quello che c'era nel cuore di Giobbe, la sua integrità. E gli ha detto: ti do tutto nelle mani. Lui è il padrone del cielo e della terra. Gli ha dato il permesso a Satana di distruggere tutto quello che Giobbe aveva. E Dio in pratica gli ha detto a Satana: io ti dimostro cosa c'è nel cuore di Giobbe. Che il suo cuore non è legato alle proprietà, non è legato alla posizione. Il suo cuore è legato a me. È una scelta di vita. È una scelta di cuore che ciascuno di noi fa. Per poterlo servire, per poter piacere a Dio, perché Dio possa dire di noi, Dio. A noi poco ci deve importare quello che le persone dicono di noi, anche se è importante, noi abbiamo una testimonianza da quelli di fuori, ma quello che è più importante è quello che Dio pensa di noi. Cosa Dio pensa di noi? Che tipo di responsabilità Dio ti può dare o mi può dare? E sai, Dio ci dà responsabilità e incarichi nella misura in cui noi li possiamo portare avanti. Ma dobbiamo stare attenti, perché Dio tante volte, come Abramo, ha messo alla prova il suo cuore. Ma Dio non conosceva Abramo, il cuore di Abramo? Dio conosceva il cuore di Abramo, ma era Abramo che ancora forse non conosceva il suo cuore. E Dio gli ha detto: offrimi tuo figlio, messo alla prova. Cosa stai portando a Dio? Cos'è che ti sta costando, che stai portando davanti a Dio, che stai offrendo a Dio? Cos'è che stai dando a Dio? Dio ad Abramo chiese la cosa più importante che lui teneva, la promessa, suo figlio. Dio non è stato generico con Abramo, dice: offrimi tuo figlio, perché gli portavo a portare Ismaele. Ma di l'unico tuo figlio, Isacco, la promessa. Abramo ha saputo portare a Dio la cosa migliore che lui aveva sulla faccia della terra, suo figlio, la promessa. Dopo aver aspettato 25 anni che venisse questo figlio, Dio gliel'ha richiesto.
E Dio sta cercando oggi persone che sanno dare il meglio a Dio, persone che sanno offrire meglio a Dio. E non ci sarà benedizione che scenderà dal cielo se non c'è offerta che sale a Dio. È quello che Dio sta cercando in questo tempo, il tuo cuore. Che tu possa offrire il tuo cuore a Dio. Dire: Signore, ti offro il mio cuore, l'anima mia, Signore. Ti offro tutto me stesso, fai di me tutto quello che tu vuoi. Dio sta cercando persone disposte a servirlo con tutto il cuore, a pagare il prezzo. Dire: Signore, qualunque cosa mi costerà, io ti offrirò il mio cuore. Gesù è stato l'esempio per eccellenza. Pensate un attimino, Gesù sul Getsemani stava soffrendo, la Bibbia dice che lui stava soffrendo terribilmente, stava agonizzando ed era talmente tanto in tensione nella sua anima che stava gemendo dentro di lui, la Bibbia dice, al punto tale che il suo sudore divenne come agrumi di sangue che cadevano a terra. Era talmente la tensione che lui aveva, ma lui non si è tirato indietro. Lui è andato avanti. Non la mia volontà, Signore, ma la tua volontà sia fatta nella mia vita. Ora tu ed io possiamo fare la stessa cosa. Di dire a Dio: Signore, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Dio sta cercando fratelli, figli ubbidienti, che sanno mettere sull'altare il meglio che tu hai. Il tuo cuore, la tua vita stessa. E qualunque cosa possa accadere nella tua vita, l'hai già sacrificata a Dio. Sei morto, sei morta. Non hai niente, non c'è niente da vivere, ormai è tutto morto. E questa deve essere la consapevolezza, la presa di coscienza che noi dobbiamo avere, come dire: ormai sono morto. Sono per Dio, non vivo più per me stesso. L'apostolo Paolo diceva questo: io non vivo più per me stesso, ma vivo per Dio. E così tu ed io dobbiamo vivere per Dio. Perdere tutto quello che sono i nostri ragionamenti umani, carnali e tante volte diabolici, che ci allontanano da Dio, dalla sua presenza, dalle sue promesse, dalla sua benedizione. Amen. Che cosa ti chiede Dio? Se non di ubbidirlo soltanto, se. Non chiede sforzi, non chiede sacrifici, ubbidienza. Che cammini nelle sue vie, che lo ami con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua. E tutto questo serve per il tuo bene, per il mio bene, non per il bene di Dio. Amen? Alziamoci in piedi, vogliamo pregare questa sera? Alleluia, God is good. Alleluia. Alleluia. Io voglio fare una preghiera questa sera. Voglio pregare per persone che, mentre tutti quanti per favore siamo con gli occhi chiusi, anche io con gli occhi chiusi, non voglio guardare mani, ma se tu realmente vuoi servire il Signore con tutto il tuo cuore, in modo integro, questa mattina alza, questa sera alza la tua mano verso il cielo e diglielo: Signore, io sono qua. Io voglio pregare per le mani alzate questa sera. Caro Padre, ti prego per tutte queste mani alzate questa sera. Tu vedi, Signore, coloro che hanno le mani alzate, coloro che ti vogliono servire, coloro che vogliono, Signore, camminare in questo tempo in integrità. E io ti prego, Spirito Santo, che tu formi un carattere forte, stabile,
Signore, uomini, donne, figli, figlie, Signore, che vogliono camminare in integrità davanti a Te. Come Giobbe, Signore, dice la Tua parola che camminò in integrità. Nel nome del Signore Gesù Cristo ti chiedo questa sera, Spirito Santo, forza, coraggio, forma uomini, Signore, forma donne che sappiano camminare in integrità, che sappiano ubbidire alla Tua parola, che sappiano amarti con tutto il cuore, che sappiano amarti, Signore, per mettere al primo posto Te e la Tua parola. Io ti chiedo questa sera, Spirito Santo, tocca, Signore, forma le nostre vite, forgiaci, Signore, rendici, Signore, saldi e stabili nella Tua parola, irremovibili, Signore. Non vogliamo essere come le bandiere, che a seconda il vento la bandiera si gira. Noi vogliamo essere fermi e stabili, Signore. Signore, vogliamo camminare, Signore, in accordo alla Tua parola e contro il sistema di questo mondo, nel nome del Signore Gesù. Ti chiedo questa sera, Spirito Santo, che la nuvola della presenza Tua possa scendere su queste mani alzate, che una nuova, fresca, potente unzione questa sera possa scendere su queste mani alzate, nel nome potente del Signore Gesù. E a Te vogliamo darti la lode, la gloria, l'onore, il ringraziamento per la parola che Tu questa sera hai seminato nel nostro cuore, nel nome potente del Signore Gesù, il Re del Re, il Signore dei Signori. Benediciamo, Signore, ancora questa sera questo territorio, benediciamo le persone che seguono online, vogliamo benedire le loro vite, vogliamo reclamare il Tuo favore, la Tua grazia sulle loro vite, nel nome potente del Signore Gesù Cristo. Ti preghiamo, Signore, per guarigione per tutti gli ammalati, reclamiamo il Tuo favore, la Tua grazia su tutte le persone che sono ammalate e reclamiamo guarigione ora nel nome di Gesù e per la potenza del sangue di Cristo Gesù. Reclamiamo il Tuo favore su questa nazione nel nome di Gesù. Amen e amen. Pace e benedizione a tutti quanti voi. Chi vuole lasciare l'offerta la può anche lasciare all'uscita.